Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di nuovo sul quartiere di Prima Valle? Oggi parleremo di due luoghi molto importanti. All'altezza di Largo Borromeo, oltre le siepi, si intravedono due cuori pulsanti della vita culturale di Prima Valle. Sono il piccolo teatro, il Teatro delle Marionette, e l'associazione di Belcanto Cotogni. A raccontarci qualcosa di più di questi due luoghi speciali? Sarà Maurizio, vi ricordate di lui? Ci ha accompagnato nel corso della passeggiata alla scoperta di Prima Valle nel mese di febbraio. Beh, Maurizio conosce tantissime storie sul quartiere e sono sicura che vi racconterà qualcosa di molto interessante su questi due luoghi. Di fronte ai murales di Omino 71 e Flavio Solo a via Federico Borromeo 75 c'è un centro culturale in una struttura rossa. In quel centro culturale ci sono cuori pulsanti della cultura primavallina, tra questi il Teatro La Casetta, un teatro che da tanti anni porta avanti spettacoli autoprodotti con marionette, burattini e allieta i pomeriggi dei nostri ragazzi. Poi c'è l'Associazione Antonio Cotogni, un laboratorio di ricerca sulla voce, un laboratorio di musica lirica che rispolvera quella che è la tradizione italiana di questa arte, e lo fa mettendosi in gioco e facendo mettere in gioco ragazzi, uomini del quartiere, ma anche di tutta la città, e producendo spettacoli molto importanti dedicati a artisti dimenticati e ad artisti dal grande impegno sociale. E adesso ascoltiamo Rosa e Patrizia che ci raccontano la loro esperienza con l'associazione Cotogni. Cari bambini, sono Rosa Rodriguez, presidente dell'associazione Antonio Cotogni di Roma, che dal 1997 lavora e canta a Prima Valle. Cari bambini, io sono invece Patrizia Pavoncello, socia fondatrice della Cotogni, matematica e cantante. E per me molto bello oggi poter parlare con voi per raccontarvi chi siamo e cosa facciamo. La Cotogni nasce per ricercare il segreto del canto. L'Italia è sempre stata considerata in tutto il mondo come la patria del canto. Ma non ci occupiamo soltanto di canto, ma siamo nati per celebrare la memoria e infatti in tutti i nostri concerti cerchiamo di ricordare eventi importanti del passato. Il nostro ultimo progetto, quello di dicembre, è stato realizzato per parlare dei bambini di Teresin, piccoli artisti che sono poi morti ad Auschwitz, insieme alla loro grande insegnante di disegno che si chiamava Friedel Dicker. Vorremmo dirvi che questo tempo che ci vede lontani gli uni dagli altri passerà e che torneremo a abbracciarsi, a giocare, a passeggiare, a ridere, a leggere poesie ed a cantare. E sarà sicuramente più bello perché darà un valore maggiore a tutte quelle cose che prima erano un po' la nostra quotidianità e che magari sentivamo un po' come noiose. E noi tutti insieme torneremo a cantare, perché come dice il poeta, il diavolo non ha nel suo arco frecce che vadano diritto al cuore, più veloci di una bella voce. Così, cantando e contando, riscopriremo una nuova gioia nello stare insieme. E per finire, con un grande saluto, che spero presto sia un bel incontro fra di noi, vi svelerò il segreto del canto. Il segreto del canto risiede nella unione delle vibrazioni della voce che canta e il battito del cuore di chi ci ascolta. Khalil Gibran. Grazie. Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti Grazie a tutti. quanti. Ciao. Ci sono tantissime cose interessanti su Prima Valle. Conoscevate questa storia? Bene, ora è il momento di rispondere a tre semplici domande che vi porteranno a ricevere il tesserino di guida turistica di Prima Valle.
Sono molto curiosa di leggere le vostre risposte. Ciao!